Dal prossimo 30 maggio Pisa riapre al turismo, ebbene sì, e lo fa confrontandosi con un rischio calcolato nei confronti di SARS-CoV-2. Ma attenzione, proprio in queste ore il primo cittadino Michele Conti ha sulla scrivania una nuova ordinanza per mettere in chiaro che non ci sarà tolleranza alcuna con chi non rispetta le regole. Alcuni tipi di attività, mi riferisco ai locali che di solito sono presi d'assalto per la movida, sono quelli più a rischio d'assembramento. Un negozio di abbigliamento o un bar cittadino che opera con le distanze e con tutte le procedure del caso sicuramente non ha questo tipo di problematiche. E Conti si rivolge soprattutto ai locali che lavorano con la movida. Voglio essere chiaro, non si può danneggiare il resto delle attività commerciali per alcune attività che lavorano specificatamente su quella nicchia della movida. Noi dobbiamo garantire tutti e se le norme nazionali o locali non saranno rispettate, noi andremo verso una chiusura di quegli esercizi.